corteo gli operai della Whirlpool. Lei ha detto di aver chiesto un incontro al Presidente del Consiglio Conte per capire qual è la strategia del governo per evitare che vengano persi questi posti di lavoro in una realtà come la nostra. Abbiamo novità al riguardo? No, noi siamo molto preoccupati, metteremo in campo una serie di azioni, di mobilitazioni. La settimana prossima è in programma una grande iniziativa a Napoli. Io attendo la convocazione del Presidente del Consiglio, credo sia importante perché ci sono delle azioni in campo, secondo me, su cui si può lavorare per evitare la tragedia che è quella appunto del licenziamento in tronco dal 1° novembre di oltre 400 lavoratori della Whirlpool di Napoli. Quindi stiamo facendo una pressione importante, credo che la città di Napoli si è schierata in modo forte, il sindaco lo sta facendo ogni giorno, c'è una compattezza significativa, i lavoratori non devono mollare, questa battaglia va vinta e bisogna far capire al governo che è una battaglia della città ma anche del paese. Perché un governo che altrimenti viene sbeffeggiato da una multinazionale e non rispetta un accordo non è una bella figura del governo italiano, in particolare di un governo che vede nel ministro Di Maio, nel presidente del Consiglio Conte, anche i responsabili di quella firma dell'accordo all'epoca. Quindi si facessero rispettare e noi sosterremo il governo in qualsiasi azione vorrà mettere in campo per salvare la vita lavorativa di questi esseri umani.